Che alle 7.30 inizia a twittare e regala delle notizie. No, Carbone, alle 6.30 addirittura. Sì, 6.30. 6.30 anche, ci ricordiamo, da Palazzo Chigi lavorando sui dossier più urgenti. Le luci accese ci sono sempre state nei palazzi. Come Mussolini, la luce accesa ci sono sempre state. Allora, andiamo avanti. Però lo fa abitualmente, quindi da Palazzo Chigi, ve lo ricordate, lavorando sui dossier più urgenti del governo, questo era il suo primo giorno di servizio sostanzialmente. Arrivo, era il giorno in cui doveva consegnare appunto la lista dei, dei nomi per il governo. Sto a Palazzo Chigi facendo una partita di ping pong. Era a Palazzo Chigi per fare cosa? È un banalizzatore di professionale. Scusa, che si fa a Palazzo Chigi? Uno che va a scuola per imparare, no? Chiedo scusa. Io contesto una cosa, magari sono io eccessivo, però se abbiamo crocifisso come abbiamo crocifisso Letta, e tanto, meritatamente, poco, ricordiamoci di non essere ridicolizzati. Noi abbiamo fatto, noi giornali e telegiornali, anche questa trasmissione, facciamo il mea culpa. Abbiamo dato per buono una vergogna, io la uso la seconda volta. Oggi il fatto che il segretario del PD potesse fare il sindaco di Firenze era impossibile, incredibile, lo sapevamo, non abbiamo fiatato. Adesso, terza vergogna, utilizzo a proposito, lui ha affidato a un suo spot vivente, a un cartone animato, si chiama Nardella, la candidatura a Firenze. Un attimo, è così, è così. Ma perché dobbiamo offendere delle persone? Perché di carta animata? Scusa, perdonami. Per favore, a un deputato del PD, perché bisogna offendere Nardella? È un grande amico, bravo, ma è un cartone animato renziano. Volevo completare la mia illustrazione, magari troppo spinosa. Perfetto, all'onorevole Nardella il compito di guidare il comune di Firenze. Vogliamo vedere come si faranno le criminali a Firenze? Vogliamo vedere l'NCD e Forza Italia chi metteranno contro Nardella? Questa è una cosa. Vogliamo vedere quando non crocifiggerai nessuno più, scusami. Onestamente, hai detto non che hai crocifisso Letta, crocifissi Renzi. Dimmi chi non hai crocifisso. Se la stampa questo fosse si vede che è un pregiudizio tutto quello che dici. Farebbe buone cose e farebbe fare la politica buona. Allora, continuo. Nardella è un amico di Agoà, innanzitutto. È una persona per bene. È stato vice sindaco e poi vincerà le primarie. Oppure le perderà. Io volevo sottoporre soltanto una questione democratica e illustrare come la consociazione e la manovra di Palazzo producesse per la democrazia e per la libertà di voto un danno. Non voglio né mancare di rispetto all'onorevole Nardella, che è una persona per bene, ma indicare come si possa. Perché tu dici che le primarie saranno falsate? Secondo me sì, e anche le elezioni saranno falsate. Ho capito, però quella è, come dire, è una questione democratica che attiene. Le elezioni, se Nardella è un tema, sindaco ed è renziano nella città di Renzi. L'idea consociativa produce questi danni e la manovra di Palazzo produrrà queste. Andiamo a Firenze nei prossimi giorni, lo dico.